Allora, ragazzi, parliamo un attimo di queste battaglie di Gilda, visto che ho notato comunque anche un po' di confusione in generale, anche su Discord, ho notato un po' di confusione, quindi ne parliamo, ne discutiamo insieme e vi spiego tutto filo e per segno, adesso che so come funziona tutto filo e per segno, ok? È anche vero che qui ci sono le informazioni per quanto riguarda la Gilda e cliccando qui sotto vi appariranno la Gilda e vi apparirà anche il messaggio del Guild Ranking. Però ve lo spiego io cercando di semplificare il più possibile i concetti in generale, proprio per permettervi poi di giocare meglio, di giocare bene, ok? Allora, oggi come primo giorno sono state aperte soltanto le mock battle, ovvero tutte quelle battaglie che fanno da tutorial o comunque fanno da apripista a quello che sarà l'evento di per sé. Che vuol dire apripista? Semplicemente prendere confidenza con il boss. Ok? Quindi avremo la possibilità di prendere confidenza con il boss, cercare i setup migliori da sfruttare per i vari livelli di difficoltà, che vi ricordo essere appunto dallo stage livello 1 allo stage livello 5, con una difficoltà crescente sia per quanto riguarda la potenza del boss e sia per quanto riguarda anche la sua debolezza fondamentalmente. Quindi se da un lato il boss picchia più forte, dall'altro lato il boss risulta essere anche più debole sotto certi punti di vista. La battaglia, si struttura in modo particolare. Perché? Partendo ovviamente dallo stage 1, che è ovviamente lo stage più basso, abbiamo la possibilità di vedere quanti HP possiede, cioè quanti HP ovviamente ha il nostro boss a disposizione, diciamo nel combattimento, gli elementi raccomandati e i sigilli raccomandati per le varie fasi. E poi ovviamente ci fa vedere tutti i dettagli praticamente del boss, come se fosse uno stage normale. Qual è la differenza? Qual è la differenza? Qual è la peculiarità di questa battaglia? Che selezionando la difficoltà avremo la possibilità di costruirci dei buff. Avremo la possibilità di potenziare il nostro team con le armi del nostro account. Inizialmente questa armeria, come la potete vedere qui, additional equipment, anche qui ci sono le spiegazioni, ma ovviamente ve lo dirò io in parole povere, ci consente di utilizzare letteralmente come delle sub weapon tutte le armi del nostro account. Ovviamente più overboost hanno e meglio è. Su questo mi sembra abbastanza logico. Però, qual è la peculiarità? La peculiarità è che queste armi non ci aiutano, diciamo, con i personaggi stessi, ma ci aiutano con gli effetti addizionali che vedete qua. Questi effetti addizionali sono fissi e non possono essere scelti. Saranno fissi per ogni Guild Battle. E infatti qui possiamo avere le informazioni, vedete? Hanno praticamente i livelli esattamente come le Refined Ability. Quindi, dal livello, diciamo che partiamo ovviamente dal livello 1 al livello 10, dove abbiamo praticamente diversi punteggi che vengono richiesti per salire di livello, che è la stessa identica funzione che abbiamo con le Refined. Ogni Refined ha un punteggio. Quando viene utilizzata come arma principale o come sub-weapon, ci consente di aumentare quel bonus. Qui è la stessa identica cosa, solo che i bonus sono fissi. E in questo caso i bonus fissi quali sono? Attacco magico, attacco fisico e danno di elemento terra, che vanno man mano ad aumentare, ovviamente in base ai punti che noi riusciamo ad accumulare grazie alle armi che depositiamo nell'armeria. E fin qua penso che sia tutto semplice. Ovviamente più saliamo di livello e più bonus otteniamo, più percentuali otteniamo e più il nostro team sarà forte. Come potete vedere, andando avanti, ovviamente non ci sono altri bonus. Vedete, quindi si gioca tutto su danno magico, danno fisico, danno terra. Perché? Perché diciamo, questa battaglia, questa Guild Battle, si concentra su questo.
notate come ovviamente il boost fisico sia nettamente svantaggiato, mentre invece il boost magico sia nettamente migliorabile e nettamente migliorato anche in generale. Quindi, una volta che voi avete raggiunto il boost ability fisica del 100%, se utilizzate team fisici, diciamo che avete raggiunto il cap. Non potete fare oltre, non potete andare oltre. Ma se utilizzate personaggi magici, potreste effettivamente continuare a scalare la classifica del vostro livello, quindi avere la possibilità di fare più danni. Ora, in questo caso, i punteggi che voi ovviamente inserite all'interno dell'armeria vengono dati dai personaggi sinergici. Chi ha giocato a Opera Omnia sa che cosa vuol dire personaggio sinergico, ovvero quel personaggio che all'interno di quel determinato evento è potenziato o comunque ha dei bonus. In questo caso i bonus dei personaggi sinergici sono dare più punti all'armeria generale. Infatti, come potete notare, questo simbolino che vedete in alto a sinistra rappresenta proprio il simbolino di sinergia. Quindi, quando voi andrete ad inserire le armi nell'armeria, la cosa che consiglio io di fare è ovviamente sfruttare i filtri. Quindi, mettere armi filtri con featured, quindi diciamo tutte le armi sinergiche, e i personaggi vanno bene tutti. Mettete il filtro e dopodiché avete tutte le armi sinergiche dell'evento. A questo filtro potete aggiungerne un altro, ovvero mettere la rarità, che vi consente comunque di vedere tutte le armi con overboost maggiori in ordine discendente. Perché questo? Perché le armi full overboost, a parte quelle free to play che sono molto scarse come punteggio, ma le armi che hanno overboost full, come potete vedere che io ho diverse armi di Sephiroth anche full overboost, mi consentono di ottenere punteggio. Come viene calcolato il punteggio? Il punteggio viene calcolato con il livello dell'arma e con l'overboost. È molto più importante l'overboost rispetto al livello, ok? Quindi cercate di capire, anche perché vi faccio la differenza. Arma free to play, overboost massimo, livello 90, 194 punti. Arma overboost di livello 1, 176. Dici, ok, sono 20 punti di differenza che magari accumulati possono dartene di più. È anche vero questo discorso, ma se ovviamente sono armi che non sfruttate e che non utilizzate, non sprecate risorse per potenziarle. Cioè, la cosa più importante sono gli overboost e non tanto il livello dell'arma. Quindi cercate di inserire ovviamente le armi con più overboost possibili che avete all'interno dell'armeria. Ora io, per esempio, se volessi utilizzare Sephiroth, io nell'armeria ho messo la Protector's Blade, che mi dà praticamente 878 punti. Quest'arma io tecnicamente dovrei cambiarla adesso, perché se io voglio sfruttare Sephiroth magico, che sicuramente mi farà molti più danni avendo comunque un boost magico di oltre 200 punti, a me non conviene andare con un team fisico, mi conviene andare con un team magico a prescindere dalla situazione, perché qui ovviamente il boost magico di base è comunque aumentato. Quindi questa è una cosa che comunque dobbiamo attenzionare. Ovviamente sì, le whale in questo settore e in questa modalità è ovvio che avranno un vantaggio, ma le whale hanno sempre un vantaggio da qualsiasi parte. I gacha funzionano esattamente così, quindi non è che possiamo farne un dramma. Però per chi gioca dal day one e ha la possibilità comunque di avere un account ricco di armi anche varie da poter utilizzare come boost, sicuramente farà la sua parte. Quindi a me non interessa diventare il primo, non mi interessa essere il primo della scala, a me interessa avere un punteggio decente, riuscire comunque ad avere un punteggio che mi soddisfi. Riusciremo a farlo? Sì, riusciremo a farlo? No, il tempo ce lo dirà. Quindi quando voi inserite le armi all'interno ovviamente dell'armeria, c'è ovviamente un piccolo malus, ovvero il fatto che le armi che voi inserite in armeria non potranno essere utilizzate. Perché se andate dai vostri personaggi e cercate di equipaggiare determinate armi anche come sub weapon, noterete che
le armi messe in armeria avranno quest'altro simbolo sulla destra, che praticamente vi sta ad indicare il fatto che quell'arma è inserita in armeria. Quindi se io vado a cliccare l'arma e vado ad equipaggiarla, apparirà il messaggio: vuoi scambiare l'equipaggiamento e inserirlo come equipaggiamento addizionale? Ovviamente no, in questo caso, era semplicemente per farvelo vedere. Però fate attenzione a quale armi mettete in armeria, perché le armi in armeria non potranno essere utilizzate né come armi principali, né come armi secondarie, né come armi in generale di sub-weapon, né come sub-weapons. Quindi fate molta attenzione. Una volta che avete costruito il team, una volta che avete fatto quello che volevate fare in generale, avviate la battaglia. Altra cosa, anche le skin danno punteggio. Quindi, se possedete delle skin che riescono a dare punteggio e riescono a dare più punteggio in generale, sfruttatele, ovviamente. I personaggi sinergici ovviamente daranno più punti, perché i personaggi sinergici daranno più punti, però in generale, se avete le skin dei vostri PG, cioè sfruttatele, ovviamente non lasciatele qui. Ogni skin avrà un valore diverso. Le skin di base daranno 30 punti, le skin di base sinergiche ne daranno 60, perché daranno il doppio, quindi sono potenziate. Le skin 5 stelle dei personaggi, quelle pullate, daranno 100 punti, quelle prese invece con i ticket ne daranno 30, vengono considerate come delle skin free praticamente. Sta cosa in realtà un pochettino non mi piace, perché cioè la skin che io prendo col ticket tecnicamente poteva darmi anche 40-50 punti rispetto a una skin 3 stelle di base, che cioè mi stai praticamente mettendo a paragone una skin 3 stelle e una skin 5 stelle. Cioè non ha completamente senso sta cosa. È vero che queste si ottengono con i ticket free, però sono pur sempre skin 5 stelle, hanno comunque delle stats maggiori rispetto a quelle 3 stelle. E però me le fai valere 30 punti. Io avrei messo anche un 40, un 50. Però va bene. E ovviamente tutte le skin pullate nei banner sono 100 punti. Mentre invece le skin limited, collab o quello che è, sono 200 punti. E ovviamente, essendo anche sinergiche, prendono il doppio dei punti. Ora, in questo caso ci sono anche le skin di Sephiroth. Ci sono alcune skin di Sephiroth che sono quelle nuove, che le hanno messe a pari merito con quelle limited, però non sarà sempre così, perché ovviamente ogni stage avrà dei sinergici diversi, avrà dei, diciamo, degli obiettivi diversi, avrà delle caratteristiche diverse, ok? Quindi sì, perché diciamo il ticket free lo puoi anche comprare prendendo il pass, quindi tecnicamente tu stai comunque acquistando quel costume e ti vale comunque meno. Quindi questa cosa, secondo me, un pochettino potevano renderla diversa, cioè potevano comunque farla diversa. Cioè io avrei dato 50 punti, per esempio, cioè la metà di una skin pullata. Secondo me era più che giusto, era più che corretto. Una volta che avrete impostato la vostra armeria, vi fate il team, fate quello che volete e ovviamente cominciate la battaglia. Queste sono quelle ufficiali che si sbloccheranno domani e che ora sono bloccate, mentre invece le mock battle, come vi ho detto prima, sono le battaglie che vi faranno da tutorial, mettiamolo così, vi daranno l'approccio al boss, ok? Quindi questo era tutto quello che secondo me dovreste sapere per cominciare al meglio. Altra cosa che invece vi dico è che come si fa a gestire la situazione per i vari stage? Ovviamente uno potrebbe pensare, ok, io mi sono fatto questa squadra e come faccio a dare un contributo al team? Ovviamente in base al danno che riuscite a fare e in base alla percentuale di punteggio che riuscite a fare. Mi sembra abbastanza logico. Ecco perché abbiamo fatto il foglio Excel su Discord, in modo tale che tutti quanti possano inserire i propri punteggi e le proprie percentuali per formare i team, per formare le squadre. Perché questo? Perché ovviamente io stasera organizzerò le squadre in questo modo. Prenderò 10 persone che fanno il 10% di danno sullo stage 1, ovviamente, e le inserirò tutte qua.
in modo tale che quelle 10 persone possano buttare giù subito il boss di livello 1. Stessa cosa farò con lo stage 2. 10 persone che fanno il 10% di danno le inserirò tutte nello stage 2, in modo tale da buttare giù anche il boss di livello 2. Al terzo stage, in base ovviamente a come siamo combinati, se ci sono persone che riescono comunque a fare dei bei danni, io le inserirò insieme ad altre che riescono a fare più o meno il 10%. Quindi se abbiamo gente che farà il 15, il 20, il 10%, le inserirò qui, in modo tale da non far sprecare tentativi, perché vi ricordo che abbiamo soltanto 3 tentativi al giorno. Quindi se ovviamente riusciamo a buttare giù i boss con meno tentativi possibili, è meglio. È inutile far sprecare un tentativo grosso a chi riesce a fare grossi danni, piuttosto che unire tutti quelli piccolini per fare il completamento dello stage. Anche perché vi ricordo che il punteggio aumenta in base alla difficoltà. Quindi se voi fate pochi danni a una difficoltà alta, è peggio piuttosto che fare tanti danni alla difficoltà più bassa. Ovviamente mi riferisco come danni bassi sotto il 10%, perché dal 10% in su il punteggio inizia a essere molto decente, inizia a essere abbastanza decente. Però chi fa meno del 10% di danno, è inutile che si va a fare lo stage 5. Cioè, se io allo stage 1 faccio il 10%, il 20% di danno, non ha senso. Perché il boss appena mi attacca praticamente mi ammazza, mi stunna e io non riesco a fare danno. Quindi sprecherei un tentativo. A differenza di gente che anche levando il 2, il 3, il 4 o il 5% addirittura nello stage 5 mi faranno un punteggio molto più alto. Quindi capite bene un attimo la situazione, come dobbiamo cercare di gestirla. Il file Excel mi serve, o comunque ci serve in generale a tutti, per vedere quanto danno e come riusciamo a gestire la situazione nei vari livelli. Perché chi riesce a fare più danni è ovvio che si concentrerà sugli stage più alti. Questo mi sembra esatto. Le whale vanno preservate, le whale vanno protette in questo caso. O anche i delfini, i piccoli delfini vanno salvati, vanno salvaguardati in questo caso. Ovviamente ragazzi, cercate di fare più team magici se potete. Io infatti ho un team fisico, ma adesso lo cambierò e faremo i tentativi insieme in live, farò i tentativi insieme a voi in live di tutte le difficoltà per cercare di vedere come riuscire a strutturare meglio i vari setup, i vari tentativi.